Un applauso per Diego Ferrara. Grazie, buongiorno a tutti. Il tema del mio intervento riguarda il pensare altrimenti, espressione che chiede forse di essere preventivamente chiarita nella sua struttura essenziale, perché evoca due determinazioni che procedono di conserva, almeno per come le intendo io, alla luce dell'essenza del nostro tempo storico. Anzitutto, richiamare oggi il pensare è già qualcosa di forte e rivoluzionario, nella misura in cui il pensare in quanto tale sembra oggi essere decaduto al rango di un mero opinare superficiale, complici anche le prestazioni del pensiero debole postmoderno che ha in qualche misura sminuito e forse delegittimato ogni istanza veritativa connessa al pensare. E poi l'avverbio altrimenti indica l'esigenza di un pensiero che intraprenda una strada alternativa rispetto a quell'opinare oggi divenuto dominante, egemonico, che ha saturato ogni spazio simbolico impedendo la rinascenza di un pensiero divergente rispetto a quello oggi imperante. Per chiarire nell'essenziale che cosa intendo per pensare altrimenti, voglio partire da un'allegoria, o forse dall'allegoria fondamentale della filosofia del canone occidentale, quella alla cui luce si spiega l'Occidente stesso nella sua struttura stessa, nel suo fondamento di verità e di liberazione. Questa analogia è quella della caverna platonica che Platone racconta nel settimo libro della Repubblica, nell'incipit del settimo libro della Repubblica, allorché Socrate, dialogando con Glaucone, sospende la narrazione fino a quel momento sviluppata per descrivere la vicenda dell'antro. E lo fa in riferimento ad alcune determinazioni fondamentali che non debbono essere perse di vista. In primis si parla esplicitamente di emetera physis, della nostra natura umana, della nostra natura di uomini, concetto che esso stesso merita forse di essere richiamato nella misura in cui tra i tratti fondamentali del pensiero postmoderno contemporaneo figura anche in posizione non marginale la negazione dell'idea stessa di una natura umana, laddove invece il pensiero greco, che è un pensiero forte per sua essenza, tiene fermo il concetto di natura umana, la emetera physis. E poi Platone svolge queste considerazioni in riferimento alla dicotomia fra paideia e apaideusia, fra educazione e mancanza di educazione, o se preferiamo possiamo anche tradurre tra cultura e mancanza di cultura, tra Bildung, direbbero i tedeschi, e assenza di Bildung. Immagina, dice Platone, uomini rinchiusi fin dalla nascita nell'antro, i quali, rivolti verso il fondo della spelonca, non vedono le cose esterne rispetto alla grotta, ma semplicemente vedono ombre che scorrono quasi filmicamente sul fondo della spelonca e che qualcuno alle spalle dei cavernicoli si adopera per proiettare come? Trasportando oggetti di varia natura, scrive Platone, dietro un muricciolo, nascondendosi dietro il muricciolo, e evocando appunto delle presenze spettrali, potremmo dire, sul fondo della caverna. Gli incatenati naturalmente non sanno di essere in una caverna. In effetti uno dei tratti paradossali dell'ontologia della caverna sta nel fatto che noi possiamo sapere cosa una caverna sia e di essere all'interno di una caverna solo se almeno una volta siamo stati fuori rispetto alla caverna. La caverna si lascia descrivere essenzialmente con categorie che traiamo dall'esterno rispetto alla caverna. Se noi siamo già nati all'interno di una caverna, non potremo sapere né cosa essa sia, né di essere suoi internati. Ora, dice Platone, gli abitatori della caverna si muovono nell'ambito della doxa, che letteralmente viene tradotto con opinione, che indica ciò che dokein, l'apparire, ciò che appare, ciò che dokei, che appare e si mostra nella umbratilità propria dell'opinione. Ignorano l'esistenza di una verità, di un sapere forte che i greci avrebbero chiamato epistemico. In effetti tutta la narrazione platonica contrappone direttamente la doxa, il sapere apparente, e la episteme, il sapere forte, solido. Proprio come doxa rinvia al dokein, all'apparire, così
L'episteme rinvia invece al sapere che sta solidamente, che non crolla anche dinanzi alle confutazioni che vengono mosse. Ora immagino